Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a Sport in Casa. Questa sera puntata speciale, sarò brevissimo nelle presentazioni perché c'è tanta carne al fuoco. Andremo a parlare di calcio giovanile, di uno dei settori giovanili più importanti del panorama calcistico regionale, quello della Marosticense. Abbiamo il piacere di avere qui con noi questa sera Ezio Glerian, che è l'allenatore della prima squadra, ma ha grande competenza e facilità di lavoro con i giovani. Buonasera mister. Ciao Alex, buonasera spettatori. E Denis Gnoato, che è il responsabile del settore giovanile, parte agonistica della Marosticense. Buonasera Denis. Ciao Alex, buonasera a tutti. Allora, prima domanda che rivolgo a tutti e due, a carattere generico. Il calcio giovanile post-Covid, com'è adesso e come sarà? Perché a prescindere dai protocolli, eccetera, eccetera, cerchiamo di capire un pochino i giovani, i ragazzi, sono cambiati, come stanno vivendo questo momento e come è giusto che lo vivranno? Sicuramente qualcosa cambierà, credo sì, ma il gioco rimane sempre gioco, perciò il nostro obiettivo come tecnici e come dirigenti è quello di mettere in condizione i ragazzi di fare questo gioco, farlo in divertimento il più possibile, anche se adesso, fino adesso non c'era la possibilità di contatto, di fare delle partite, però insomma c'è sempre stata competizione nelle gare, nelle cose che si facevano, e i tecnici sono preparati per questo e fino adesso insomma anche nel camp che abbiamo organizzato insomma le cose stanno andando bene, i ragazzi si divertono e questa è la cosa più importante. Non cambierà secondo me più di tanto. Denis, tu che lavori a stretto contatto, sì, con i giovani, cosa Posso dire che noi abbiamo iniziato con il camp e anche con gli allenamenti del settore agonistico alla sera. E c'è una procedura da seguire, quindi noi quando entrano nella sede igienizziamo mani, mascherina, quindi ci sono delle procedure che effettivamente è obbligo tenere. Per quanto riguarda a livello dei ragazzi, li vedo molto tranquilli, contenti di riprendere a fare quello che volevano, cioè piacevano di giocare a calcio, ecco, quello è l'importante, quindi li vedo abbastanza tranquilli. Ecco. Ecco, spostiamoci allora, stringiamo il focus proprio sul settore giovanile della Marosticense. Mister, parliamo di uno dei settori giovanili, l'abbiamo detto, più importanti oggi, ma anche in prospettiva. Come state lavorando e cosa prevedete di fare? Anche questa domanda doppia. Partiamo con Mr. Glerian. Ci stiamo impegnando tutti quanti per dare proprio questa possibilità ai ragazzi di crescere, ma crescere giocando, che questa è la cosa che è più importante, quella che secondo me è mancata e manca. Il fatto di poter fare delle scelte continuamente è crescita. Okay, qui abbiamo Denis, che è responsabile del nostro settore giovanile, che ha sposato in pieno questa idea, ci sta dando una grande mano, portando appunto anche dei giocatori a Marostica anche di qualità, perciò da avere delle squadre regionali o addirittura locali, abbiamo quasi tutte quante adesso elite regionali, perciò insomma la crescita in poco tempo c'è stata. Però l'obiettivo principale è proprio questo, quello che i ragazzi giochino, si divertino, si appassionino, perché poi così noi possiamo anche educarli. Ecco Denis, cos'ha di speciale il mondo rossonero, il settore giovanile della Marosticense? Allora Giuliano, io per quanto poco ho iniziato 3 anni fa con questo ruolo che la società mi ha affidato, quello di riuscire a alzare il livello delle categorie. Okay? Ho iniziato che avevamo tutte rose locali, dai giovanissimi, allievi, e l'unica era la juniors che era regionale. Nel breve tempo siamo riusciti a alzare l'asticella, cioè arrivare in 2 anni a prendere i giovanissimi regionali, poi subito gli elite e gli allievi, mantenere la categoria giocando con giocatori di un anno più piccoli, quindi 2004 quest'anno. Bisogna dire questo, ringrazio anche le società che ci danno una mano, le società che collaboriamo, che abbiamo i nostri, che ci danno questi ragazzi per farli crescere in una certa maniera. È ovvio anche un ringraziamento, secondo me, perché non viene mai speso, anche agli allenatori, perché è una parte fondamentale della società. Voglio fare anche i nomi perché mi piace, nel senso di, certo, metterli in mezzo, nel senso che è Massimo Rossi, Cesare Ubiali, che sono quelli che hanno contribuito tantissimo. Dopo
Avere una persona a fianco come Ezio Glerea, che nel momento in cui hai bisogno gli dai un colpo di telefono e lui riesce a metterti nella dritta via, è tanta roba, nel senso che è un'esperienza che tutti auguro di farla. Ecco. Di Ezio Glerea ne ce n'è uno, giusto? Per il percorso che ho fatto, ecco, mi piacerebbe veramente fare in modo che Omar Rosica si possa essere un esempio, non perché io so, perché l'esperienza mi ha portato a vedere delle cose che si possono fare. Noi stiamo toccando veramente con mano la possibilità di poter crescere dei giovani, il lavoro che facciamo è a 360 gradi, tutti quanti siamo coinvolti e conosciamo i piccoli amici, così come i ragazzi della prima squadra, lo stesso i ragazzi della prima squadra sono coinvolti nel rapporto e nel progetto del settore giovanile, perciò e questo secondo me è il futuro, dobbiamo cavalcare questa idea e dobbiamo fare in modo che ci siano anche tante altre possibilità per altre società di poter confrontarsi con questa idea. Mister, la tua carriera ci insegna che non ti spaventano le novità, sei una persona che ha anche portato avanti delle battaglie importanti, meritandosi anche a volte l'etichetta di rivoluzionario ogni tanto. Una delle rivoluzioni che state portando avanti a Marostica con il settore giovanile è quella dell'autogestione dei giovani, l'autogestione dei ragazzi. Raccontaci un pochino meglio di cosa si tratta, perché è un elemento di novità molto interessante nel nostro panorama. Ma l'autogestione è la normalità, è quello che abbiamo fatto per tanti anni, dall'inizio del calcio, da quando i ragazzi andavano all'allenatorio e facevano le squadre loro, a pari e dispari, sceglievano i ruoli e così sono nati i campioni, perché le ultime generazioni di campioni, dai Totti ai Del Piero ai Baggio, sono nate dall'oratorio. Poi ci sono state le scuole calcio, i tecnici, tanti progetti, tante idee, però poi campioni niente. Noi grandi siamo entrati dentro in questo mondo, abbiamo preteso dai giovani di imparare, invece il calcio si gioca. Ma come si sposa il ruolo dell'allenatore educatore con l'autogestione? Ma l'educatore è la finalità, è il fine, no? Tutti, si parla di sport e educazione, però il bambino se non si diverte non sta nel gioco. Perciò noi dobbiamo farli divertire prima, se li riusciamo a fare divertire, si appassionano, rimangono giovani, allora possiamo anche educarli. I ragazzi da adesso hanno troppe situazioni dove vengono telecomandati, la scuola, la famiglia, ma nel gioco bisogna dare la possibilità a loro che si esprimano con le loro idee, con le loro capacità, perché poi, ti ripeto, se si appassionano rimangono nel gioco. Abbiamo una statistica che è facile vederla, forse fanno finta di vederla, quelli che devono vedere, perché se tu hai 70 bambini su 100 che iniziano a giocare a calcio e poi la metà di loro a 13 anni ha già smesso, questo non è un numero che tu devi confrontare e devi analizzare. Assolutamente. Dennis, allarghiamo un attimo il discorso. Sei d'accordo con le linee guida e le decisioni intraprese dalla federazione in merito al format e alle conclusioni, insomma, per quello che riguarda la stagione che ci siamo lasciati alle spalle in merito al settore giovanile, cioè le prime classificate promosse, blocco delle retrocessioni, insomma non è stato un compito facile neanche, immaginiamo, per la federazione gestire un'emergenza così. Tu avresti preferito un ricambio generazionale o pensi che questa sia la strada giusta? Allora, secondo me, le prime classifiche, secondo me, sì, va bene che fossero state promosse a andare su in categoria. Ho qualche dubbio per quanto riguarda le ultime classificate, perché secondo me potevano anche o fare un play-out o qualcosa, una partita decisiva tra le ultime quattro, dico io, o qualcosa, in maniera da capire un attimo effettivamente, perché se l'anno prossimo ci troveremo con gironi ampi, grossi, quindi sì. Non è facile. È quello, più partite, più impegni. Quindi è uno stress anche per le strutture, sì, oltre che per i ragazzi. Eccetera. Per la società e tutto. A proposito di strutture e di impegni, Marostica è in prima linea anche d'estate. Camp e iniziative, facci un pochino il quadro della situazione. La mattina è iniziato da due settimane il camp estivo, che comprendono la fascia d'età del 2007 in giù. E questo si occupa la mattina, ci sono
tutti. Per quanto riguarda invece il pomeriggio abbiamo iniziato l'attività agonistica, questo perché anche mi permette di iniziare a formare le rose per l'anno prossimo. Quindi sto già selezionando dei ragazzi in prova, sono in prova, e quindi tanto per capire effettivamente per l'anno prossimo che tipo di squadra competitiva andare a fare. Ecco, l'obiettivo nostro e della società è quello di arrivare prima possibile a avere le massime categorie, quindi gli elite. Mister, si è detto che da questa pandemia ne saremmo usciti migliori, sia come mentalità, che come approccio, che come spirito. Tu che sei un attento e acuto osservatore, i ragazzi, i genitori, il movimento calcistico giovanile, secondo te ne è uscito migliore, ne uscirà migliore da questo tunnel difficile che abbiamo attraversato? Ma la pandemia ha portato una difficoltà, sicuramente, la difficoltà vanno vissute, non so che vantaggi possa aver portato, qualche riflessione in più probabilmente, speriamo, soprattutto per chi deve dare la possibilità ai giovani di fare lo sport, di farlo bene, ecco, mi auguro che si sia capito che i ragazzi a casa da soli non possono stare, che c'è bisogno sempre di qualcuno con loro, oppure, che è la cosa che molti paesi a nord hanno già fatto, creare delle strutture dove i ragazzi vanno, come stiamo facendo a Marostica, dove c'è un progetto con il nostro sindaco e con il nostro architetto dirigente Giorgio Parise, che ha già fatto un plastico, dove nel futuro ci sarà la costruzione di una clubhouse e di un campo coperto e di una strada che possa portare i ragazzi dalla scuola direttamente agli impianti sportivi. Questo dobbiamo creare delle strutture. Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa, ci deve insegnare questo, soprattutto le istituzioni, il fatto di dare la possibilità ai ragazzi di andare a fare lo sport bene, in sicurezza e soprattutto in autogestione, come dicevo prima. Noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi si autogestiscono, non sono sempre comandati da noi, e i genitori devono essere un pochino anche più deresponsabilizzati in questo caso, per fare in modo che i ragazzi possano andare liberamente al campo e rimanere lì e andarli a prendere quando eventualmente hanno la possibilità di andarli a prendere. Mister, tu sei l'anello di congiunzione fra settore giovanile e prima squadra, ma anche a livello di immagine, fra giovani e, diciamo, esperti. Tutti sappiamo che, insomma, questa pandemia ha portato una crisi economica che più o meno ha colpito e colpirà tutte le società sportive, chi più chi meno. Spesso e volentieri sentiamo dire che se c'è da stringere un pochino la cinghia, conviene stringere sulle spese del settore giovanile per mantenere alto il livello della prima squadra. Una domanda che faccio a tutti e due, immagino che dal vostro punto di vista questa non sia una scelta lungimirante e una scelta giusta. Ma sai, la cosa importante è, come dicevo prima, che le istituzioni capiscono che l'investimento non è tanto quello che dovrà fare la società, ma quello che devono fare le istituzioni, cioè il paese, perché mettere in condizione i giovani di fare lo sport fatto nel Magliamino, abbiamo visto noi soltanto con aver costruito il campo sintetico quanti vantaggi e quanto bene si è potuto fare questo gioco, no? E farlo fare soprattutto ai ragazzi, perciò bisogna seguire quella strada. Se costa qualcosa dobbiamo farlo perché dia veramente dei vantaggi, ecco, questa è la cosa. Mi auguro che, insomma, le cose si possono fare tutti quanti assieme. La cosa importante è però che ci mettiamo a disposizione di loro, perché il futuro sono loro, e mi auguro che l'amministrazione comunale, come è successo già a Marostica, che hanno capito e hanno la volontà di portare avanti queste risorse per fare in modo che i nostri ragazzi possano fare lo sport e il gioco bene. Dennis? Sì, non sarà facile l'anno prossimo, nel senso che comunque effettivamente il budget è un po' più limitato, quindi però spero e confido anch'io nelle istituzioni che ci diano una mano, e sperando che anche gli sponsor o coloro che ci danno una mano effettivamente credano nel progetto che stiamo facendo per i giovani. Ecco, tutto assolutamente qua. È una speranza condivisa da tante altre società. No, ma questo è un investimento, scusa, che è un investimento che anche l'imprenditore del paese, del posto, della città, deve cominciare deve a fare, sposare, perché, certo. Perché alla fine questi ragazzi non tutti diventeranno giocatori, anzi forse uno o due di questi potrà provare alla Serie A o alla Serie B, e gli altri, tutti gli altri rimarranno nel paese e saranno i futuri dirigenti, i futuri amministratori, i futuri operai, perciò avere gente educata, gente che è responsabilizzata, gente che sa come ci si deve comportare,
Un esempio è che i nostri dirigenti, gran parte dei nostri dirigenti, facevano parte di una squadra che si autogestiva quando io ho iniziato ad allenare, cioè Paolo Pasquetti, Luca Moresco, Ivan Moresco e vari altri fanno parte di questa società, adesso sono adulti, persone grandi con le loro imprese, con le loro famiglie, e questo è il percorso che bisogna far fare ai nostri ragazzi. E allora siamo arrivati alla fine di questa piacevole chiacchierata con mister Ezio Galerian e con Denis Gnoato, che ringrazio di averci fatto compagnia questa sera. L'appuntamento con il focus sul calcio giovanile è sempre qui alle ore 20 su Rete Veneta con altre storie, altri racconti, e io intanto vi ringrazio di averci seguito e buona serata. Buona serata. Buona serata a voi.